Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non è ancora finita la partita, in realtà manca un minuto e mezzo, però in realtà conta ben poco. Il risultato è 1-1, non credo che cambierà eventualmente, ve lo dirò qua in diretta, però, cioè sinceramente sono un po' stufo di vedere una Juventus così forte, una Juventus che non domina da squadra quale, più forte qual è. Nel senso che la Juventus non ha fatto neanche una bruttissima partita, semplicemente per un discorso qualitativo, non per un discorso del fatto che a livello di gioco, a livello di azione, a livello di schemi, a livello di tecnica e tattica abbia mostrato superiorità. Ma è proprio il fatto che la Juve non fa tre passaggi di fila, cioè la Juve continua, è finita comunque. La Juve non fa tre passaggi di fila, quella cosa lì che mi rompe veramente le palle. Io adesso non sono né pro Allegri, né contro Allegri, né pro Conte, né contro Conte. Però quello che voglio vedere è una Juve che giochi, è una Juve che faccia vedere le sue qualità. Questo è quello che mi interessa vedere, perché onestamente una squadra con questo potenziale, al mondo ce n'è poche, una, due squadre, forse il Barcellona, il Real Madrid rimane lì, però non puoi mostrare così poca qualità a livello di gioco. Quella cosa lì veramente mi disturba, veramente mi fa girare tanto il cazzo. Mi fa girare le balle vedere Spinazzola che cazzo sembra Gesù Cristo, è fortissimo, almeno è fortissimo. È un giocatore che ci mette la voglia, è un giocatore che ci mette la grinta, è un giocatore che ci mette le palle. E mi gira le balle averlo visto ora giocare, solamente ora che è finito tutto. Perché oggi io credo, ripeto, la Juve non ha fatto una partita eccezionale, nemmeno da buttare, però neanche eccezionale. Torino ha fatto molto meglio. Uno dei pochi sufficienti, o qualcosina in più della sufficienza, è stato proprio Spinazzola, che tolto l'assist era stato comunque uno dei pochi a correre, a metterci la voglia, ad avere delle giocate, a cercare lo spunto, l'uno contro uno, a puntare l'uomo, che ormai, cioè abbiamo dei giocatori che non puntano più l'uomo. Bernardeschi ormai è diventato tipo una ballerina e Cuadrado è un giocatore che è inutile perché non punta più l'uomo. Cuadrado ha detto quest'anno non voglio puntare l'uomo e non punta più un uomo. Non capisco perché Cuadrado anche oggi inguardabile, ora che dovrebbe giocarsi le sue chance per cercare di trovare il nuovo di contratto per non andare via quest'estate, sinceramente sta deludendo. Cioè, se questo qua è Cuadrado che non punta manco più l'uomo, buona, cioè, nel senso, è stato bello finché c'è stato e basta. Cioè, non può andare avanti così la situazione. Ripeto, serve qualche giocata che deve essere fatta dal singolo, qualche giocata che deve essere insegnata dal mister. Quindi non so poi cosa succederà se cambieremo allenatore, non lo so, però devo essere sincero, io che ho una pazienza superiore a quella di Allegri, ora mi sono un po' rotto le palle, mi sono un po' rotto le palle perché, ripeto, voglio vedere una Juve che giochi, voglio vedere una Juve che dimostri le sue qualità, voglio vedere una Juve che va in queste partite e le domina. Poi, te mi dici, siamo sfortunati, come l'Atalanta con l'Empoli, ha fatto 40 tiri e ne è entrato uno, ha pareggiato, va bene, lo accetto. Però no, cioè, così no, così no. Cioè, Torino ha giocato meglio della Juve, ma molto, e ha dimostrato di avere la voglia di arrivare in Europa. Torino che si sta ampiamente meritando, anche per continuità, la prestazione, cioè, anche per quello che si è visto oggi, di avere una chance nell'Europa League o Champions che sia, comunque ora sono nel vivo di tutto quanto, sono assolutamente lì che se la possono giocare. Torino che ha trovato anche questa continuità grazie a una solidità difensiva che anche oggi comunque ha fatto tanto, perché ha messo Bremer, che sinceramente l'avevo visto poche volte, ha fatto comunque la sua partita. Tutti quanti, veramente i difensori, che anche a rotazione, quando giocava in GG, quando giocava Moretti, hanno sempre trovato una buona soluzione, insomma, si sono sempre trovati molto molto bene. Quindi sinceramente c'è poco da fare, se non i complimenti al Torino e a Mazzarri. Mi so che io odio Mazzarri, però sinceramente c'è da fare i complimenti, c'è poco da dire. Vedremo un po' come si risolverà la questione appunto per quel che riguarda l'Europa. Sinceramente, come detto, io voglio vedere giocatori, anche la colpa è dell'allenatore che non va a buttare delle idee di gioco, però anche dei giocatori un po' con le palle, perché Spinazzola l'abbiamo visto, ti ripeto, stasera, che è un giocatore con le palle, è un giocatore che sente, è juventino, ha la juventinità nel sangue probabilmente, e per la maglia da tutto. E cavolo, anche quando la squadra non gira benissimo, Spinazzola va e fa la sua partita. Oggi ha fatto una partita da 6 e mezzo, più ha fatto un assist, quindi insomma, cioè, ci mette il suo. Cristiano Ronaldo, sì, c'ha sempre quella. È sempre Cristiano Ronaldo, cioè quel giocatore che ti sta continuando a risolvere le partite. Però con l'Inter l'ha pareggiata lui, col Torino l'ha pareggiata lui, con l'Ajax ha fatto i due gol che abbiamo fatto e li ha fatti lui, e con l'Atletico ha fatto tripletta lui. Cioè, non può risolvere sempre Cristiano Ronaldo. Sì, Cristiano Ronaldo è stato comprato anche per questo, però. Ah, dopo un po' mi sono rotti i coglioni di avere solo Cristiano Ronaldo, perché o Cristiano Ronaldo segna oppure noi tanti saluti. Questo mi sta veramente facendo girare il cazzo, però avrò pazienza, credo, fino a fine stagione, poi vedremo un attimino le soluzioni, le strade che si prenderanno.
Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita. Vi invito a scrivermi nei commenti un po' cosa ne pensate di questa cosa di cui vi ho parlato ora. Se anche voi, juventini e non, vi siete rotti il cazzo. E vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.